vorremmo farti un'intervista, siamo di Radio Primiero, una radio del Trentino. Senti Miguel, moltissimi critici musicali di questo periodo, tra cui anche Mario Luzzano Fegis, ha definito questo tuo album il migliore della tua carriera. Puoi parlarci un attimo di questo Milano Madrid? Milano Madrid è un album che è stato così concepito dopo un'avventura vincente che ho fatto l'anno scorso con bravi ragazzi, l'equipe Luca Riello, Maurizio Fabrizio, Guido Morra. Allora ho pensato di fare un'opera più grande, visto che mi trovavo molto bene con loro, che avevamo trovato così una formula di successo. E così viaggiando su quest'asse sul quale gira, intorno al quale gira la mia vita, che sono queste due città, Milano e Madrid, e con le avventure raccolte e le cose che si volevano raccontare, che avevamo così nel bagaglio, abbiamo fatto questo Milano Madrid che si è avverato dall'alto di un disco splendido, infatti. So che Milano ti piace anche tanto perché ti trasferisci, no? Sì, sono io, abito a Milano. Sì. L'intervista che ho sentito era un po' vecchia, si vede. Senti una cosa, seconda domanda è d'obbligo. Cosa sia, pensi sia cambiato in te dagli inizi, quando facevi Super Superman ad oggi, cioè da 3-4 anni fa ad oggi? Diciamo che il tipo di musica è cambiata perché facevo una musica principalmente per teenagers, e il pubblico era principalmente teenagers. Tutt'oggi quel pubblico rimane, però i teenagers da allora sono cresciuti, per cui questo da una parte, d'altra parte il modo di dire le cose, cioè non so, ti amerò, oggigiorno non la farei più, scrivo voglia matta, che è tutta un'altra cosa che magari vuol dire le stesse cose però con un'altra dialettica, ma c'è un fatto di maturità, c'è un fatto di evoluzione, c'è un fatto anche di capire dove vuoi andare, cosa vuoi fare, e allora tutto cambia, tutte le formule cambiano. Penso che anche questo si veda nelle tue canzoni, io, te e tutti gli amici, che è stupenda. Sì, anche questa è una grossa nostalgia, che è una mia sempre grossa nostalgia, quella degli amici un po' lasciati indietro, visto che non ho tempo per loro, per dedicarli, quando gli amici sono il mio grande vero hobby. Senti, io vorrei farti adesso una domanda abbastanza tecnica. Secondo te i cambiamenti dello stile di un cantante, fino a che punto sono dei rischi calcolati e che cos'è che spinge ad attuarli? Ma secondo me non puoi calcolare niente, oggigiorno non si può premeditare nella musica, cioè non puoi dire ecco facciamo questo numero uno, facciamo questa cosa che riuscirà, che piacerà alla gente, non la puoi fare, fai quello che ti senti di fare e poi se funziona bene, se non funziona peccato, però non puoi, senz'altro non puoi stare cioè non è un affare, capito? Non è un business. La musica per noi si parla di creatività e basta. Senti una cosa, finito il lavoro, cioè quando stai per tante ore in sala di registrazione, poi quando ritorni a casa, è vero che ascolti molta musica classica? Sì, molta. Sono un grande appassionato di opera. Di opera classica. E senti, per quanto riguarda il panorama attuale, cos'è che ascolti? Ma molta musica inglese soprattutto, perché l'America non sta dando ben poco. Quasi niente direi. E diciamo che il grosso, il nuovo della musica sta venendo fuori dall'Inghilterra, viene sempre fuori dall'Inghilterra, perché l'Inghilterra è l'unica che è capace di rivoluzionare le formule musicali. Ma non so, gente come Black Mars, U2, Heaven 17, Tears for Fears, Eurythmics. Sono tutti quasi sempre musica di gruppo, perché tra l'altro il tipo di musica che io faccio, pur essendo un solista, non è mai al 100% da solista, c'è sempre un'importanza c'è sempre un gruppo dietro molto. E fra gli italiani c'è qualcuno che preferisci in particolar modo? Sì, c'è della gente, mi piace molto Garbo, quello che fa, mi piace molto i Mattia, basare la musica che fanno adesso, mi piace molto Battiato. Mi piace Dalla, mi piace Alice, ma insomma adesso vabbè, è così antipatico anche al limite fare i nomi, non fare certi, fare certi, fare non farne degli altri. Diciamo che il panorama musicale italiano è molto forte, molto bello, molto completo. Senti una cosa, Fabrizio D'André, scusa, Maurizio Fabrizio fa le musiche, Morra i testi, Luca Riello la produzione, come ti trovi con questo team vincente? Benissimo, benissimo, se no non mi sarei lanciato in un'avventura più forte dopo aver fatto Bravi Ragazzi. Mi trovo incredibilmente bene. Poi non vuol dire che è una formula eterna, perché io ho la tendenza così a cambiare continuamente, cioè un film lo vivo, un disco lo vivo come un film, appunto, e ho bisogno di, non so, un personaggio diverso e un contorno magari a volte diverso, per cui, però è della gente, forse la gente con la quale ho lavorato meglio fino adesso.
Guido Morra riesce quindi a trasformare quello che tu veramente senti in canzoni? Ma Guido Morra è un ragazzo del 56, per cui capisce benissimo quello che abbiamo parlato molto, abbiamo gli stessi interessi, le stesse, non so, apparteniamo alla stessa generazione, per cui forse il dialogo che abbiamo con le cose, con la gente è lo stesso, e mi è molto facile trasmettere a lui quello che sento, e lui è molto bravo nel catturare forse l'essenza di tutto quello che voglio raccontare. Senti una cosa, parlando di musica parliamo anche di tournée. Com'è il pubblico italiano? È diverso da quello spagnolo, pur essendo tutte e due dei popoli latini, insomma? Un po' diverso, cioè molta più tradizione di concerti, forse molto più espansivo. Ha più pudore il pubblico spagnolo, forse. Sì, è molto più così, introverso. Però sono due pubblici calorosi, latini. Sì, in effetti l'estroversione è proprio tipico di noi italiani. Senti una cosa, quando sei di fronte al pubblico, sei emozionato? E cosa pensi prima di salire su di un palco e cantare? Ma desidererei che fosse già finita, cioè, prima di uscire, perché è una grossa responsabilità, uno non sa mai se è capace di improvvisare per riprendere o inventare situazioni sul palco. È senz'altro una sensazione, forse perché è molto forte per noi e difficile da gestire. Sì, anche perché sappiamo, siamo coscienti che è il momento dove siamo più nudi sul palco. Senti, anche questa intervista fa parte, diciamo così, della routine di ogni giorno, no? No, direi che è un'eccezione, perché non faccio mai interviste di video. Oh, noi ti ringraziamo veramente, grazie. Grazie. Mai, e senti, fa parte, diciamo, cos'è che vorresti eliminare dalla tua giornata di lavoro? Quello che veramente non ti va giù? Ma la promozione. Sinceramente sì, perché la promozione è la cosa più noiosa, cioè lo studio è bello, il concerto è bello, i viaggi, gli spostamenti sono sempre fatti insieme a degli amici, eccetera, per cui però il fatto di dover raccontare 600 volte al giorno che cos'è che vuoi dire, che cos'è che vuoi fare, è un po' pesante, perché anche forse perché non mi va di cadere nella routine quando lo stai raccontando, no? Vuoi trovare sempre una formula nuova per poter dirlo e magari non ci riesci. E questa è l'unica cosa forse pesante di questo mestiere, la cosa più difficile. Senti, è difficile per un artista famoso avere una vita privata? È difficile, sì. Sì, è una scelta volontaria che fa, noi ci ritiriamo, cioè, ci mettiamo così indietro, no, ci mettiamo un po' indietro così per tentare di non... Scusate. Ero un po' distratto perché c'erano dei flash, non mi ricordo cosa stavano dicendo. Senti, è difficile per un artista essere, diciamo così, avere una vita privata? Sì, è abbastanza difficile, però sono scelte, dicevo, sono scelte volontarie che si fanno. Cioè, se uno decide di fare questa carriera e sa quello che va a cercare, a cosa va incontro. Ti fa paura essere assalito dopo il concerto dalle persone? Sì, terrore, sinceramente sì. Sappiamo che nel tuo futuro c'è un film giallo, ci puoi dire qualcosa? Non si fa più questo film. Non si fa più. Senti, a me è venuta un'idea, tu sai cantare, sai ballare, sei bravissimo, perché non fai un musical? Forse perché non mi è stata proposta la cosa giusta, il giorno che mi si proporrà la cosa giusta la farò, perché ho voglia di farlo, sì. Senz'altro, non c'è l'idea ancora. Senti, sei felice? Ma sì, ho degli amici, ho una carriera che è stupenda, faccio un lavoro che mi piace, non tutti fanno un lavoro che gli piace. Ho quasi finito, eh? Chi è Miguel Bosé? Sta a voi da scoprire, io non lo so, non sono quello che vi può dare la risposta. Vuoi dire qualcosa alle ascoltatrici della nostra radio? Grazie, un abbraccio forte, a presto. Io ti ringrazio, ciao Miguel, grazie.